La casa sollieva dalla sofferenza e al completo. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio. È stato deposto nella terra un seme che egli riscalderà con i suoi raggi d'amore. Una nuova milizia fatta di rinunzie d'amore sta per sorgere a gloria di Dio e a conforto delle anime e dei corpi. L'idea di costruire un ospedale a San Giovanni Rotondo venne a Padre Pio già prima della Seconda Guerra Mondiale, ma sarà proprio il conflitto che bloccherà quest'idea lasciandola in un cassetto fino al 5 ottobre del 1946, giorno in cui ci sarà il vero e proprio atto di nascita di Casa Sollievo, nel momento cioè in cui davanti ad un notaio foggiano si sarebbe costituita una società per azioni. Il primo colpo di piccone alle rocce della montagna su cui si sarebbero innestate le fondamenta del nuovo ospedale sarebbe stato dato da un gruppo di pochi sterratori il 19 maggio del 1947. In questa fase iniziale della costruzione, cominciata senza un vero e proprio piano finanziario, nel senso che il denaro affluiva soltanto grazie alla carità dei fedeli, un ruolo fondamentale lo ebbe il dottor Guglielmo Sanguinetti, il quale, trasferitosi dal Mugello per aiutare Padre Pio nella costruzione dell'ospedale, in qualità di delegato amministrativo dell'opera, si sarebbe occupato, fino al giorno della sua morte, di organizzare tutto il cantiere dell'ospedale in modo estremamente razionale e in modo estremamente funzionale, tant'è vero che nel 1948 questo cantiere vantava ben 885 operai, anche se non vi era ancora, per esempio, l'acqua corrente, per cui quotidianamente dal paese si dovevano trasportare botti piene di acqua. La provvidenza avrebbe poi fatto tutto il resto con l'arrivo a San Giovanni Rotondo di Barbara Ward, una giornalista dell'Economist, la quale sarebbe riuscita a far ottenere, grazie all'UNRWA che si occupava di finanziare i progetti di ricostruzione del dopoguerra, una cospicua somma di denaro con la quale si sarebbe potuto proseguire nell'andamento dei lavori. Il 26 luglio del 1954 ci sarebbe stato il raggiungimento del primo importantissimo obiettivo, l'apertura degli ambulatori. Unico momento a cui avrebbe assistito il dottor Guglielmo Sanguinetti, che di lì a poco sarebbe purtroppo morto e che non avrebbe potuto partecipare al grande momento di gioia quando il 5 maggio del 1956 Padre Pio poté finalmente presentare al mondo intero Casa Sollievo della Sofferenza, quella bianca casa di pietra, creatura della provvidenza. Pace e bene, e bentrovati a tutti su Padre Pio TV. 5 maggio 2020, il piccolo seme inaugurato tanti anni fa è diventato un albero. Casa Sollievo è senz'altro uno degli ospedali di eccellenza a livello italiano. E con la fedeltà al sogno, al mandato di Padre Pio, c'è anche la fedeltà al suo carisma, il suo carisma che voleva che di fronte agli ammalati ci fossero persone che veramente mettevano l'amore, l'attenzione per il malato al primo posto. Cari fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera, questo breve video è per un saluto, ed un saluto che proviene esattamente dall'interno di Casa Sollievo della Sofferenza. Il presidio ospedaliero che tutti conoscete, che è nato con noi come gruppi di preghiera, insieme a noi per volontà di San Pio da Pietralcina. Ecco, è un momento particolare legato alla situazione di emergenza, di pandemia e di coronavirus, e anche Casa Sollievo ha dato
e sta dando il suo contributo trasformandosi in centro Covid per la zona e il territorio della provincia di Foggia. Il saluto dall'interno della casa vuole essere proprio il sentirsi a casa. L'augurio che faccio a tutti i gruppi di preghiera che in questo momento non si radunano fisicamente, ma come persone sentono nel cuore, nell'anima il desiderio e continuano a pregare stando ognuno nei propri ambienti familiari, è quello di sentire che sono a casa e che Casa Sollievo è la loro casa e che insieme, ecco, collaboriamo e sosteniamo tutta l'umanità nella lotta contro la pandemia. La situazione che viviamo oggi in qualche modo credo richiami proprio l'origine stessa dei gruppi di preghiera, quando il nostro fondatore volle la risposta all'invito del Papa Pio XII per pregare per la pace, per liberare il mondo dalle guerre. Ecco, ci sono diverse forme di guerre, ci sono diverse forme di mancanza di pace. Un'epidemia, una pandemia è mancanza di pace, non solo dal punto di vista psicologico e di ansia, ma è anche mancanza di pace dal punto di vista sociale, con grandi rischi di disfacimenti economici. Non tocca di sicuro a noi trovare le soluzioni per vincere questa battaglia, tocca alla scienza, ai tecnici, ai medici, non tocca a noi trovare le soluzioni per la ripartenza del futuro, ma noi possiamo alimentare con la forza della preghiera, con lo spirito che proviene da Dio, ecco, tutti coloro che vivono e lottano e devono prendere decisioni in questo momento e per il futuro. Ecco, come diceva Santa Teresina di Lisieux, lo applicava alla Chiesa in missione, ecco, i missionari non potrebbero dare la loro vita se non ci fosse qualcheduno che prega per loro, che fa circolare lo spirito attraverso il sangue vivo della preghiera, anche tutti i nostri fratelli e sorelle che in questo momento stanno combattendo la buona battaglia per la vittoria della pandemia verrebbero a mancare di qualche cosa, a mancare di questo spirito. Crediamolo fortemente, sentiamoci partecipi di questo elemento, diamo il nostro contributo e saremo anche in questo modo solidali con il mondo intero. E quindi un saluto a tutti, un augurio e una certezza che Padre Pio ci sostiene, che il Signore è presente in mezzo a noi, chiede solo il nostro contributo e la nostra responsabilità. Glielo diamo dalle nostre case, per questa casa, Casa Sollievo della Sofferenza, per tutte le case e i presidi in cui si sta combattendo contro la pandemia. Grazie, che il Signore ci sostenga, che Padre Pio sia il nostro modello ogni giorno. Oggi ricordiamo veramente una bella storia, una storia fatta di persone, dai primi fondatori dell'ospedale Compare Pio, pensate al dottor Sanguinetti, dottor Sanvico, il dottor Chisbardai e via dicendo, tutti i grandi protagonisti, i primi medici di questo ospedale. E in questo momento non possiamo fare a meno di ricordare una persona che è cara a tutti quanti noi. Sono tanti i ricordi che affiorano nella mia mente quando penso a Monsignor Michele Castoro. Sono ricordi che non voglio nemmeno fuggire o dimenticare perché davvero belli e racchiudono una parte importante, direi, del mio vissuto negli anni che vanno dal 2009 al 2018. Posso dire che sono stati anni intensi per il mio ministero sacerdotale a servizio del santuario di San Pio da Pietrelcina. E Monsignor Castoro è stato un pastore speciale, una guida ispirata per la Chiesa di Dio che è in Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Io personalmente, ma non credo di essere l'unico a poterlo dire, posso vantare orgogliosamente di aver avuto un rapporto bellissimo di intesa, di grande rispetto e di filiale affetto.
aveva un atteggiamento paterno con tutti e credo che una delle sue più grandi virtù sia stata proprio il senso di gratitudine. Per ogni circostanza la prima parola espressa era grazie. Sempre mostrava riconoscenza per l'operato dei suoi sacerdoti e anche quando era costretto a prendere delle decisioni difficili, tutto veniva in qualche modo mediato dal suo senso paterno di comprensione e di carità. Per me è stato una guida spirituale importante, soprattutto nei mesi della malattia. In quella circostanza è come se il suo vissuto si fosse arricchito di una ulteriore ed intensa carica spirituale. La sofferenza era diventata un valore aggiunto che lasciava trasparire il suo spirito di fede che lo pervadeva e tutto il senso di una speranza che insieme abbiamo coltivato fino alla fine. Ma la sua speranza evidentemente era ormai riposta nell'attesa dell'incontro definitivo con il Signore, che anelava ormai con la stessa gioia con cui aveva vissuto quando stava bene in salute. Non dimenticherò mai il giorno in cui se n'è andato, lasciandoci nella tristezza, ma anche nella convinzione che avremmo continuato a sentire in qualche modo la sua presenza. Ed è così, ancora oggi, almeno io lo posso dire, il pensiero di lui, il ricordo dei suoi insegnamenti ed il suo indimenticabile sorriso ancora oggi continuano in qualche modo a guidarmi nel mio ministero e a farmi sentire la sua vicinanza dal cielo. Pertanto voglio concludere ancora una volta esprimendo il mio grazie a Dio per avermi concesso di vivere questo tratto del mio cammino terreno insieme con Monsignor Castoro e a lui affido le mie intenzioni perché dal cielo possa continuare a pregare non solo per me ma per tutti quanti noi. Divenga la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche insieme ordine ascetico di francescanesimo e militante, luogo di preghiera e di scienza, dove il genere umano si ritrova in Cristo crocifisso come un solo gregge con un solo pastore. Una tappa del cammino da compiere è stata fatta. Non arrestiamo il passo. Rispondiamolo solleciti alla chiamata di Dio per la causa del bene, ciascuno adempiendo il proprio dovere. Io con l'incessante preghiera di servo inutile del Signore e di nostro Gesù Cristo, ma voi, col desiderio struggente di stringere al cuore tutta l'umanità sofferente per presentarle con me alla misericordia del Padre Celeste. Voi, con l'azione illuminata dalla grazia, con la liberalità, con la perseveranza nel bene, con la rettitudine di intenzione. Avanti in umiltà di spirito e pur con le navi. Oggi 5 maggio è la festa di Casa Sollievo della Sofferenza. Siamo qui nell'atrio monumentale dove 64 anni fa tutto ebbe inizio, tutto ufficialmente ebbe inizio. Quest'anno è un anno, è una ricorrenza molto particolare, ci troviamo ancora in piena emergenza, siamo ospedale Covid e quindi abbiamo dovuto ripensare un po' e anche stravolgere la vita operativa del nostro ospedale. E quindi subito il mio grazie a tutta la grande famiglia di Casa Sollievo della Sofferenza, a tutti gli operatori che non hanno mai fatto mancare la loro professionalità, il loro coraggio, anche il loro amore che hanno dato ai nostri pazienti. Siamo andati sempre avanti in questo periodo così critico e l'abbiamo fatto grazie proprio a questo spirito
che all'interno della casa, ma vorrei ringraziare in questa giornata anche tutti coloro che dall'esterno non hanno fatto mancare il loro sostegno. Sto pensando ai gruppi di preghiera, ma anche alle istituzioni, a tantissimi che hanno dato ci hanno dato modo di apprezzare e di sentire il loro aiuto, tante associazioni, tante aggregazioni di persone, anche i singoli che hanno sentito la necessità di aiutarci in tante maniere, dal sostegno economico ma anche al fornirci materiale monouso, che è stato così importante per affrontare questa crisi, ma penso anche a chi spontaneamente ha voluto portare la pizza o qualcosa da mangiare agli operatori che erano impegnati in prima linea. Quindi questo 5 maggio per me è soprattutto la festa del ringraziamento per tanti, per tutti quelli che hanno operato per Casa Sollievo della Sofferenza all'interno e all'esterno dell'ospedale. Con questo sentimento sicuramente riprenderemo la nostra normale attività. Oggi non sappiamo ancora quando questo avverrà, ma tutti i nostri operatori sono pronti a riprendere la normale attività ospedaliera, perché abbiamo ancora tanti pazienti che hanno bisogno di noi, tanti pazienti che stanno aspettando di essere curati. Quindi con questo sentimento il mio ringraziamento veramente a tutti. Casa Sollievo è un organismo vivente. Nelle sue vene scorre la carità. Le parole del direttore generale, che ringrazio insieme a tutto il personale di Casa Sollievo, hanno richiamato lo stupore di tante persone che ammirano quest'opera di carità, proprio come ha suggerito Padre Pio nel suo discorso. E i papi che si sono succeduti qui a San Giovanni Rotondo non hanno fatto altro che essere l'eco della cristianità, che ha visto in quest'opera un segno visibile della carità di Dio. L'opera di Padre Pio ha sempre ottenuto la benevola attenzione dei romani pontefici. Il primo Papa ad esprimere la sua autorevole parola su Casa Sollievo della Sofferenza è stato Pio XII, che per la cerimonia inaugurale fece inviare un telegramma letto dal ministro generale dell'Ordine, padre Benigno da Sant'Ilario Milanese, in cui esprimeva compiacimento per l'opera suggerita da alto senso evangelico carità, invocando larga solenne effusione divine grazie inizio et incrementi tanto pietosa attività. Giovanni XXIII non si è mai espresso direttamente, ma 3 mesi dopo la sua elezione al soglio pontificio, il suo segretario di Stato, cardinale Domenico Tardini, in risposta alla relazione annuale di Padre Pio su Casa Sollievo, tra l'altro scriveva che Papa Roncalli aveva accolto con soddisfazione i ragguagli circa il promettente sviluppo dell'opera, in cui si esercita e si diffonde lo spirito della carità evangelica, e che darà non piccola gloria a Dio e raccoglierà copiosi manipoli di frutti soprannaturali fra le anime. Anche da Papa, Giovan Battista Montini ha espresso la sua ammirazione nei confronti di Padre Pio, già manifestata quando era arcivescovo di Milano. Paolo VI non ha mai parlato pubblicamente di Casa Sollievo della Sofferenza, ma il 24 settembre 1975 ha rivolto la sua parola ai gruppi di preghiera presenti ad una sua udienza in Piazza San Pietro in occasione dell'Anno Santo, elogiando il Cappuccino per aver generato questa schiera, questo fiume di persone che pregano e che, nel suo esempio e nella speranza del suo aiuto spirituale, si dedicano alla vita cristiana. Il 23 maggio 1987, nella quarta ed ultima visita di Carlo Wojtyła a San Giovanni Rotondo, l'unica da Papa, egli tenne un discorso specifico su e a Casa Sollievo della Sofferenza, dicendo: quest'opera per la quale Padre Pio tanto pregò e tanto si prodigò è una stupenda testimonianza dell'amore cristiano. La grande intuizione di Padre Pio è stata quella di unire la scienza a servizio degli ammalati
insieme con la fede e la preghiera. Un aspetto essenziale del grande disegno del Padre Pio era ed è che la regenza in questa casa deve poter costituire sì una cura del corpo, ma anche una vera e propria educazione all'amore inteso come accettazione cristiana del dolore. Anche Benedetto XVI ha riservato un momento della sua giornata a San Giovanni Rotondo, il 21 giugno 2009, a Casa Sollievo della Sofferenza. Commovente il saluto a Donatella, la bambina cresciuta praticamente nella rianimazione 1, dove è poi morta all'età di 7 anni. Significativo il discorso ai dirigenti e al personale, concluso con un augurio. Il Signore vi aiuti a realizzare il progetto avviato da Padre Pio con l'apporto di tutti, dei medici e dei ricercatori scientifici, degli operatori sanitari e dei collaboratori dei vari uffici, dei volontari e dei benefattori, dei frati cappuccini e degli altri sacerdoti. Senza dimenticare i gruppi di preghiera che affiancati alla Casa del Sollievo sono le posizioni avanzate di questa cittadella della carità, vivai di fede, focolai di amore. Nella sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo il 17 marzo 2018, Francesco si è recato solo nel reparto di oncoematologia pediatrica e, durante l'omelia della messa celebrata dinanzi alla chiesa di San Pio, ha rivelato il motivo della sua scelta. Sappiamo cercare Dio là dove si trova? Qui c'è uno speciale santuario dove è presente, perché si trovano tanti piccoli da lui prediletti. San Pio lo chiamò Tempio di preghiera e di scienza, dove tutti sono chiamati a essere riserve di amore per gli altri. E la Casa Sollievo della Sofferenza. Festa della Carità. È così che abbiamo intitolato questo programma, è così che abbiamo dedicato questa giornata per i gruppi di preghiera nel ricordo della fondazione di Casa Sollievo, ma anche nel ricordo dell'istituzione di questi gruppi da parte di Padre Pio. È chiaro che quando parliamo di festa, non possiamo dire che la festa si limiti a un giorno, la festa del papà è per un giorno, ma al papà facciamo festa tutto l'anno, la festa della mamma ugualmente. E così anche la carità va vissuta per tutto l'anno. Però per un giorno vogliamo dire grazie al Signore della carità di Padre Pio e vogliamo dare un segno, festeggiare Padre Pio per far sentire che Casa Sollievo appartiene veramente ai gruppi di preghiera. Allora vorrei che il messaggio che nasce da questa trasmissione sia veramente un messaggio di amore, di gratitudine da parte dei gruppi di preghiera per quello che un tempo ha fatto Padre Pio, per quello che oggi Padre Franco Moscone, il dottor Giuliani e tutti quelli che operano dentro Casa Sollievo stanno continuando. Una volta qualcuno mi ha fatto riflettere che non dovremmo dire la parola gruppi di preghiera di Padre Pio al plurale, ma dire gruppo di preghiera, perché siamo una sola famiglia. Lo siamo proprio perché Padre Pio ci lega a Casa Sollievo della Sofferenza. E oggi vogliamo festeggiare questa carità, questo amore che ci fa un unico corpo intorno a Lui. A tutti voi il saluto di pace e bene.